punto diamo la parola anche al nostro consulente tecnico d'ufficio, che è stato nominato appunto dal Tribunale per avere maggiori dettagli, diciamo, di natura tecnica sulla comparazione, diciamo, tra i due format, e dopo inviteremo ovviamente il collegio a ritirarsi in camera di consiglio per prendere la decisione, spero saggia. Salve, molto velocemente. Allora, sono qui per comparare dal punto di vista del ti addetto ai lavori i due programmi e soprattutto confrontarlo con quanto c'è sul mercato, perché questi due format nascono in una bolla, ma si inseriscono in un filone che, tra l'altro, è quello del cooking, che è il più vasto in assoluto del mondo dei format, cioè l'argomento di cucina è di gran lunga quello più utilizzato televisione di tutto il mondo. Non solo ci sono solo reti, ma interi network dedicati a questo tema, quindi vuol dire migliaia e migliaia di programmi di cucina all'anno, ogni anno. Quindi proviamo a fare un po' di ordine e molto essere molto chiaro, e cerco di essere più oggettivo possibile sulla base di quello che mi risulta. Allora, iniziamo con gli elementi contenutistici principali. I due format si basano soprattutto su due aspetti, su due aree di contenuti. Uno è la tradizione locale, il chilometro zero, la tradizione, il cibo regionale, eccetera. Questo, se confrontiamo con quanto c'è sul mercato, non si può assolutamente considerare un elemento caratterizzante. Ce ne sono tantissimi di format a questo tema. Cito solo Fresh Market, Dinners, di un importante network gusto dedicato al cibo, non è presente in Italia, ma è molto presente nel mondo. Tasty Riders di RG, che è un altro grande produttore e distributore di contenuti. Potrei produrne una lista, premio, congrua, somma di denaro, per una ricerca lunga, ma potrei fare una lista molto, molto, molto lunga, esattamente su questo tema. L'altra area dei contenuti, invece, ovviamente, lo schema della cucina, cioè il padre che lavora, che cucina con i figli. Ecco, invece, da questo punto di vista non ci sono antecedenti significativi sul mercato. La cosa non mi stupisce, perché in effetti la viscomica del padre che cucina in assenza della madre, perché non sa cucinare un pasticcione, è un po' una tradizione latina, italiana in particolare, quindi all'estero si trova molto di meno. Quindi, da quel che mi risulta, non ho visto programmi significativi presenti sul mercato con questo schema. Ci sono le famiglie che cucinano insieme, Yummy Mummies and Dishy Daddies, titolo correndo, ma è il concetto che le mamme cucinano con le mamme e papà con i figli, ma non con questo schema. Quanto sia possa essere considerato originale e caratterizzante, lascio ovviamente alla giuria di valutare. Per quanto riguarda invece gli elementi visivi, quello che vediamo, allora, ovviamente escluderei dalla comparazione il fatto che si svolga nella cucina, nelle cucine domestiche. Ovviamente, come dire, un programma sulle auto si svolge in strada, questo ce ne sono ben più che infinite, ovviamente, la lista. Dopodiché, se limitiamo solo l'aspetto appunto visivo, vediamo nel primo format molto caratterizzante, forte, originale, il trullo in quanto tale, sicuramente caratteristico e generale, ma non è presente nell'altro. Escludo tutte, da questa comparazione, tutte le possibili estensioni. Questo da un punto di vista commerciale, non so legale, perché non mi lavoro, non vale. Cioè, non vale dire io faccio un programma, poi lo deposito anche per questo, vuol dire che se uno fa 10 programmi e vuole coprire tutta la gamma di contenuti, coprirebbe tutte le tematiche televisive. Quindi, da quello che si vede, c'è il trullo, che è molto caratterizzante, ma non è presente nel secondo format, e viceversa, un elemento che invece, secondo me, da cui do abbastanza importanza, è proprio i biglietti fisici, i post-it attaccati al frigo, che vengono lasciati dalla madre. Questo è un elemento. Si vede per poco tempo, ma molto visivo, molto preciso, proprio pratico, non è una cosa astratta. Si vede molto bene nel primo format, nel secondo c'è o non c'è, quindi si vede qualcosa, non è così presente. Lascio anche questo caso con il video di ricarico valutare l'aspetto, però è in realtà dal punto di vista proprio formale è molto importante.
E ultimo aspetto che è stato valutato, appartengono a due generi diversi. Il primo lo definirei più propriamente factual. Factual si chiama come programma perché non si sa come definire, di fatto. Cioè, c'è uno, lo svolgimento è dettato dallo svolgimento stesso della ricetta, quindi dall'azione in quanto tale. Nel secondo caso invece abbiamo un game show, anche se non è stato possibile vedere di preciso come, come si svolge, però il game show è determinato, c'è cioè una conclusione, come dicevo, narrativa molto, molto diversa, perché alla fine c'è un giudizio, una sanzione finale precisa che tra l'altro prevede un personaggio fisso in più che quello del conduttore o della conduttrice. Questi secondo me sono gli elementi più rilevanti. Grazie.